Hello? 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 Salve, buonasera, parla italiano? Sì. Buonasera, è la signora Antonietta? Sì. Buonasera signora Antonietta, sono Lucilla Masucci, chiamo da parte di Pietro Caminita che mi ha dato il numero. Io sono un'amica di Pietro e di Margherita e volevo sentire la signora Margherita. Sono passata a Firenze e ho salutato Pietro, mi ha dato il numero, mi ha detto di parlare con lei e volevo fare un saluto anche alla signora Margherita, se è possibile. Me la può passare un attimo? Un momento, perché io sono, è un mese che sto qua e non so Margherita. Margherita Caminita. Sì, che vuole sapere? Nulla, volevo parlare con lei, volevo salutarla, sono un'amica di famiglia. Ho parlato con il fratello Pietro. Mi dispiace, ma non posso passare a Margherita. Perché? Mi dispiace. Perché, signora? Margherita sta bene, però no, io sono sotto ordini che non posso passare a telefonare, mi dispiace. Ah, mi scusi, signora, ma perché? Perché questo Pietro non me l'ha detto. Non niente perché non lo so. Perché Pietro mi diceva che lui la sente tutti i lunedì e quindi insomma è autorizzato a chiamarla. No, c'è Pietro, ma io non lo so. Ma comunque non posso passare a telefonare a Margherita Caminito, mi dispiace. Se vuole sapere come sta, sta bene. Ma poi a questo non posso fare più niente. Ma potete avvertirla che ho chiamato? Sì. Come è il nome? Senta signora, le posso chiedere una cosa, ma non me la passate perché non è in grado di parlare al telefono? No, io non posso, ho ordini di non parlare di questa persona, adesso non chieda a me. Magari se vuole chiedere qualcosa la chieda a suo fratello. Senta una cosa, ma da chi ha ordini? Io posso parlare con il direttore? Io non posso dare... Non ne posso dare spiegazioni. Sì, ma questo perché da parte di chi dico? Da parte del direttore della casa? Perché posso parlare col direttore? Non posso dirle gli ordini che stanno di non passare telefono. Perché non lo so, mi dispiace. Ma io parlo... Magari chiede a suo fratello, lui lo sa, non lo so. Senta signora, ma lei è la signora Antonietta? Sì, io sono la signora Antonietta, ma io non so niente di Margherita, quello è... Magari richiama suo fratello e le chiede perché non possiamo passare telefonate. Ma io sapevo, Pietro mi ha spiegato che ci sono dei problemi con il figlio, però questo che c'entra Margherita è una donna libera, giusto? Quindi può ricevere delle telefonate da parte di amici. È inutile che continua a parlare. Se ho quest'ordine io lo devo... Lo devo rispettare. Ma lei ha quest'ordine da chi? Chieda a suo fratello. Sì, ma da chi ha quest'ordine? Signora, se lei me lo dice io faccio richiesta alla persona che le ha dato l'ordine. Perché... Gli assistenti sociali che stanno qua. Gli assistenti sociali dicono... No, io non so che dicono. Gli ordini che ci hanno dato e di non passare telefonate a Margherita. Adesso io non sto qua a spiegare, non lo so perché, non so la sua storia e non so perché. È inutile che chieda a me, non posso aiutarla, mi dispiace. Ho capito, senta signora, soltanto una cosa. Io c'ho da lavorare. Certo, è molto gentile Antonietta, Pietro me l'aveva detto che le sarebbe stato gentile. Sì, ma io voglio essere gentile, ma se non posso aiutare non posso. Certo, lo capisco. Signora Margherita, signora Antonietta, c'è soltanto una cosa. Suo fratello. L'ho già chiamato, l'ho appena sentito, se no non avrei il suo numero, me l'ha dato lui. Con lui? Chieda ma lui mi ha detto che potevo chiamare, lui mi ha dato il numero. Lui non ha potuto fare questo, perché lui lo sa, non ha potuto dire di parlare con il telefono, perché lui lo sa che noi non possiamo telefonare, infatti... Quando Margherita parla con lui siamo noi che gli facciamo il numero, perciò lui non ha potuto dirle di telefonare qua. Senta Antonietta, ma Margherita è incapace di intendere e di volere? Senta, io non posso dire altro. Se
Lei vuole qualche informazione? Le ho chiesto a suo fratello. Ci ho appena parlato, signora Antonietta, lei può fare questa verifica. Io ho appena parlato col signor Pietro, che mi ha detto chiami, mi ha dato lui il suo numero, mi ha fatto lui il suo nome. Se no non la sarei chiamata. Lei la può fare questa verifica se vuole. Io la farò la verifica, però non adesso, perché io ho altre persone da lavorare adesso. Ed è un momento della giornata che teniamo tanto da fare. Senta, signora, quello che gli ho detto adesso, che io a Margherita non gliela posso passare e non posso dare altre informazioni. Senta, signora, posso parlare con i servizi sociali? Se lei mi dà un nome e un numero. Io non ho nessun numero, se la deve vedere lei se vuole parlare con i servizi sociali. Ok, i servizi sociali di Bedford? Sì. Pronto. Signora, nella figura di chi? Di chi devo chiedere? Io non lo so, signora, io lavoro qua, io non so tutte queste cose. Ho capito. Solo che noi abbiamo quest'ordine, io non so, no, chieda, io non la posso aiutare, mi dispiace. Quindi la signora non può neanche ricevere visite? No. Non può ricevere visite da nessuno? No, non può ricevere visite, va bene? Buonasera. Signora, soltanto l'ultima cosa, poi la lascio, mi perdoni, la lascio veramente. Ma lei insiste. Ma perché c'è una preoccupazione. No, signora, non c'è motivo di agitarsi, perché... Se lei vuole sapere, si mette in contatto con il fratello, magari il fratello gli dice di assistente sociale, non se la prende con me. No, ma io non me la sto prendendo, ci mancherebbe, signora. L'unica cosa che non so... E se Margherita è incapace di intendere e di volere? Io non posso dirle nient'altro di Margherita. Già gli ho detto che sta bene, già è al di fuori di quello che io posso dire. Va bene, buonasera. La ringrazio, arrivederci.